Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video in collaborazione con i piccoli canali Power. Da questo mese abbiamo un nuovo membro del gruppo che è Giulio del canale Giulio Elefante. Vi lascio il link del suo canale giù nell'info box e vi lascio i link anche degli altri partecipanti che sono Gian Giuseppe del canale Signor JJ, Rossella del canale Logico Bio, Daniela del canale Peonia Blu, Giulia del canale Kina Yoshimoto e Marina del canale Rasumashka Beauty. Quindi questi sono componenti del gruppo. E che cosa ho acquistato questo mese? Allora, ci sono delle cose per la casa e delle cose beauty, più un extra. Allora, parto dall'extra, che sono le mascherine, che tanto ormai, purtroppo, bisognerà tenere per un bel po', e quindi ho deciso di acquistare quelle in cotone. Qua ce ne sono tre, una mia, una di mamma e una di mia sorella. Le forme sono diverse, comunque sono tutte e tre in cotone. Ne abbiamo altre che però sono lavate e quindi stanno asciugando. Ve le consiglio per vari motivi. Allora, il primo motivo è perché non si inquina con queste, ma se voi siete delle brutte persone e non ve ne frega niente dell'inquinamento, ve le consiglio in ogni caso perché si respira, non sono come quelle in TNT che ti dà la regione. Con queste in cotone si riesce a respirare, non puzzano di fiatella dopo 5 minuti e non irritano il viso, perché a me mi dava fastidio intorno appunto alla bocca, al naso, mi venivano delle bollicine perché appunto mi dava noia il tessuto delle mascherine, quelle usa e getta che ti danno in farmacia. Quindi abbiamo preso queste di stoffa e ci troviamo benissimo. Passiamo al beauty. Alla Lidl ho acquistato questo, mi sembra su 4,90, una cifra del genere, e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dischetti struccanti lavabili. Allora, io mi sono trovata molto molto bene con il guanto struccante. C'erano questi, ho voluto prenderlo, sono lavabili a 60 gradi lavatrice, sono fatti dell'80% poliestere, il 12% poliammide. Comunque non li ho ancora provati, li ho solamente lavati in lavatrice e vi farò sapere come sono, però se ecco, mi dovessi trovare bene, ottimo, perché hanno veramente un prezzo molto molto basso. Poi ho acquistato di Balea, sia per me che per mia sorella, quindi ne ho presi due, il detergente rinfrescante con olio di canapa e acqua di cocco, appunto di Balea. Questo Balea non è un marchio che ha inci verde naturale, biologico, però questo detergente ha buon inci. Io lo devo ancora utilizzare, mia sorella lo sta utilizzando da un po' e si sta trovando molto bene, costa pochissimo, tipo un euro forse, e quindi ho voluto provarlo. Sempre della stessa linea ho preso sia per me che mia sorella la maschera idratante in tessuto con olio di canapa e acqua di cocco, che anche questa ancora non l'ho provata. Poi ho acquistato invece da Tigotà la mousse detergente viso caffè verde di Ecos, ne ho sentito parlare tanto e quindi ho voluto prenderla per provarla, però anche questa ancora non l'ho aperta. Poi ho acquistato due dentifrici dell'Angelica, uno è già in bagno, ve ne ho parlato nel mio blog e lo vedrete poi in un video definiti. Ho preso questo dentifricio, uno eucalipto e menta e l'altro lime e lime e menta, mi sembra, non ricordo. Comunque mi è piaciuto e quindi l'ho acquistato nuovamente, ho voluto prendere anche questo qua, l'eucalipto. Costa a prezzo pieno 1,99 euro e non hanno un inci malvagio, quindi anche questi super consigliati, questi dentifrici. Poi ho preso del marchio al verde il mascara all in one, mi era piaciuto tantissimo anni fa quando lo provai per via dello scovolino, perché è fatto così molto molto piegato, molto a banana, mi era piaciuto tantissimo, mi si era rotto lo scovolino e quindi poi ho dovuto buttare via il mascara. L'ho trovato nuovamente al DM, l'ho acquistato, l'ho provato tre volte, non mi sembra uguale a quello che avevo anni fa, però vabbè, comunque un mascara biologico certificato Natru, costa poco, ci può stare. Poi, una cosa che è una via di mezzo tra casa e beauty è il sapone di Marsiglia di Winnie's Natural per bucato e igiene personale, testato al cobalto, nickel e cromo. Allora, io questo qua in genere a casa mia lo utilizzo sia per smacchiare la biancheria,
sia anche per magari lavare le mani quando capita, insomma, per lavare anche i pennelli, mi trovo benissimo, mi piace tantissimo la profumazione. A questo giro l'ho utilizzato per lavare il mento a Olivia perché aveva l'acne e quindi il veterinario mi ha consigliato di fare questi impacchi con acqua calda, tiepida e sapone di Marsiglia e poi con i dischettini di cotone massaggiarli appunto sul mento. Non ha più l'acne, ha funzionato e quindi niente, con questo sapone mi trovo sempre molto molto bene. Per la casa è stato comprato in realtà da mia mamma questo qua che è un'eco candeggina. Ha bassissimo impatto ambientale, protegge l'ambiente, candeggina ecosostenibile, densa verde, del marchio penso sia Solo Natura o Dermis Linea Verde, non lo so. Non forma legami cloro-organici che inquinano mari, fiumi e laghi. Allora, secondo me non esiste la candeggina bio, però io, insomma, qua c'è scritto così, è vegan ok, testato al nichel, cromo, cobalto, boh, non vi saprei dire, io comunque lo faccio vedere, magari ecco, forse inquina meno di una candeggina normale, però io ecco, in casa mia la candeggina non la utilizzo mai perché mi dà proprio molto molto fastidio l'odore e quindi neanche quella profumata io non la uso mai, però insomma è stato preso perché serviva a mio padre per fare qualcosa in terrazzo che non ho capito cos'era. Poi abbiamo acquistato il gel lavastoviglie ecologico Dual Power, l'avevamo preso anche il mese scorso, a mia mamma è piaciuto, l'abbiamo trovato e l'ha riacquistato, quindi niente, piace a me ma a quanto pare è piaciuto anche a lei. Poi ve ne mostro solo uno, ma è in rappresentanza perché questo mese non ne abbiamo comprato uno, non due, ma ben tre, di Ammorbidenti Casa Verde Bio, senza coloranti, certificato IAB, questo qua si trova al Penny. Quello che vi avevo mostrato nel video scorso è finito. Questo è quello che abbiamo e ne abbiamo altre due, questa è a metà. Devo dire la verità, alla fin fine non è male. L'odore sentito così secondo me puzza, ma poi in realtà sui vestiti lascia un odore leggerissimo che quasi non si sente di pulito. Quindi ci è piaciuto, appunto l'abbiamo ripreso. Bene, allora questi erano gli acquisti che ho fatto questo mese. Fatemi sapere che cosa avete acquistato voi e passate anche nei canali degli altri che partecipano a questo video in collaborazione. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale, in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!